Hola! Nuovo quiz. Esatto. Nuovo, cioè il primo che abbiamo fatto nuovo. Sì, effettivamente. L'abbiamo sì. inventato noi. Proprio testé. Che cazzo vuol dire? Adesso, Aurora. In che lingua? In francese. Sì, è chiaro. Scusa. Allora, in cosa consiste il quiz degli amici? Sì. Io faccio 10 domande su di me a Dani e Dani fa 10 domande su di me a lei, insomma. Ma dai! Ma gridiamo? O lo facciamo insieme? Eh no, dobbiamo metterci gli adesivi. Dobbiamo metterci gli adesivi. Quindi niente. Quando io mi dico che non capisco un cazzo. Non capisco niente. Ma non è che qualcosa sia qualcosa, no. Zero! Cominciamo su. Allora facciamo. No, qualcosa capisci. Allora facciamo una domanda a testa. Sì. Chi comincia? Pari. Dispari. Bim bum bam. 4. Quindi comincio. Ok, fammi. La faccio a te. Sì. Ok. Sono pronta. Qua vedrete la risposta. Oh che palle, lo monti tu sto video, eh? Ok, lo monterò io. Ah. A che età ho poi messo... dice che io non voglio montare le sigle. A che... Ma gli è scritto, gli è scritta, sono 20 cose. No, ha ragione lui. Lo scoprirete. No, lo scoprirete. Ok, vai. A che età ho messo l'apparecchio? A 12 anni. No, no, meno. Apparecchio fisso, eh? Parecchio apparecchio fisso. Fisso, l'hai messo a... L'hai messo dopo quello fisso, alle medie, 12 anni, 13. No, l'ho messo alle superiori, 17 no, anni. No, hai detto che prima avevi quello mobile. Esatto, io ti ho detto quando ho messo quello fisso. Hai ragione, che cretina. Allora, quando si sbaglia abbiamo deciso che ci mettiamo un adesivo in fronte. Ora, tieni il sacchetto che ne pesco uno. Non quello grande. Ecco. Ho scelto questo. Puoi appiccicarmelo dove vuoi, non negli occhi. È un cazzo monopalla. Appiccicamelo dove vuoi, non negli occhi perché devo leggere le domande. Notare la smeltezza. Faccio io. Ah, no, aspetta, ecco. Ok. Ok. In un punto che non mi dà neanche fastidio, grazie. Sei sempre molto gentile. Andiamo avanti, tocca a me. Come si chiama mia nonna? Oh cazzo, aspetta. È sempre plurinominata, ma la chiamo mia nonna. Solo poche volte l'ho nominata con il suo nome, che è un nome particolare. Bastarda. E ti ho anche detto recentemente, ha un nome come un personaggio di una serie TV. E Aurora. Nonna Aurora, no, nonna Olimpia. Sbagliato. Olimpia, è vero, Olimpia. Olimpia che è l'amica di Xina. No, quello è un nastro. Anche tu il castillo è lungo, ovviamente. Ha ragione anche io però. No, vabbè, aspettiamo pure, tanto non c'è problema. Eccoli. Ci stiamo abbronzando poi con queste luci. Tac. Tac. E glielo metto qua. Ah, però lui c'ha l'unto in fronte. Io c'ho l'unto in fronte, non... Ok. Non sapevo qua. Che era mai. Ok. C'ha la pelle unta, che devo fare? Poi, vai con la tua domanda. Allora. Nel mio zaino, sì. Il mio zaino a scuola aveva una particolarità. Quale? Era tanto azzurro. Sì. Della ISPAC? Sì. Che particolarità aveva? Dai, non è vero. Come non è vero? Aveva dei portachiavi appesi. Ma no! Ma cosa aveva? Di sotto. Aveva... Ah, c'era il barrone! Esatto. Dai, l'ho detto però. Sì, ciao, mica, te l'ho detto io. Dai, l'avevo detto dopo. Aveva il pezzo di pelle marrone che secondo me l'ha pucciato nella merda. Ma sì, è chiaro. Quindi altro adesivo, ok. Ma basteranno, qui non ci sono 20 adesivi. Ce ne sono 20, sì. Ah, molto bene allora. Ok. Questa stellina. E te l'attacco. Minchia. Qua ce l'ho tagliare ogni volta che apriamo. Dove me l'attacco? Te l'attacco. Ferma. No, nell'occhio. Guarda che punti di merda! Ma mi fa fastidissimo, dai! C'è qua, ok. Mica! Che bel donnino! Bene, tocca a me. Quali erano i miei cantanti, due sono, i miei cantanti preferiti ai tempi della scuola? Due? Due, ce n'erano uno lampante. Robbie Williams. Ovviamente. E l'altra, una donna, ti aiuto. L'altra, una donna che ti piaceva...
alle superiori. Ma è una conosciuta, insomma. Molto. Anche adesso è conosciuta. Che ti piaceva alle superiori. E anche adesso diciamo che non la disdegno, eh. Cioè, non è male. Pur essendo commerciale, io odio la musica commerciale, però lei mi piace proprio la sua voce, perché è particolare, è un po' black, anche se lei non è black. Ah, Anastasia, è vero! È vero, Anastasia. Ovviamente. Sì, giusto. I love, set me free. È vero, sì. Sì, lei è una grande, certo. Sì, lei. Anche come persona mi sta simpatica, così poi magari è una pezza di merda, però no, salutiamola. No, 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 che... Ciao, Anastasia! Che sicuramente guarderà questo video, certo, è lei che mette non mi piace. Sì, sì. Vabbè, facciamo che questa volta ti do il punto, anche se ti ho aiutato parecchio. È vero, mi hai aiutato molto, ma ti aiuterò io adesso. Ok. Dai. Allora, dunque... Questa è facile da sapere, okay. Sicuramente. Qual era l'aula scolastica che più puzzava? Ah, l'aula di computer. Come no, puzzava tantissimo quella dei computer. Ma non quella vecchia, ti ricordi l'audiovisiva? Quella d'inglese? Sì. Quella sì. Allora, mia mamma. La prima volta che siamo entrati in quest'aula, noi avevamo due narici che erano praticamente due fosse. Così, una puzza tra pesce, piedi, sudore di putridume più totale, stantio di millenni. Era laurea audiovisiva, noi andavamo lì, ci mettevamo le cuffie e guardavamo queste lezioni di inglese nel monitor. Una volta l'abbiamo fatto. Sì, una. Una volta abbiamo visto un pesce di nome Vande in inglese. E Dani aveva le cuffie che erano sporchissime. Che schifo, davvero! C'aveva ste cuffie che avevano col polalone giallo marroncino e lui se le messe con la carta. Mamma mia, che schifo! Era assolutamente disgustata da ciò. Comunque, bravo. Domanda 3. Cosa mi è successo all'ombrello una volta mentre tu mi sfottevi dal bus? Questo è molto facile. Che cosa mi è successo? Ti sei rigirato. Come? Col vento. Sì, ma com'è che si è rigirato proprio? Al contrario, esatto. Totalmente al contrario. Sei riempito d'acqua? Non si scaricherà ora, ok, no. No, ed è stato tutto molto brutto perché tutti dall'autobus mi sfottevano, ha tirato giù anche i finestrini, tipo, ah, coglione, io con sto ombrello a bicchiere. Tu e Lucia, bastardi. Comunque, bravo. Allora, poi. Per quanti anni ho ballato? Ma sempre con le date, lo sai che a me i numeri non entrano in testa? Per quanti anni hai ballato? Allora, ci conosciamo da 15 anni, l'hai fatto da prima, 15, 16, 17, 18, 18 anni. No, oh, esagerata, no. Quanti? 13. Porca troia! Uffa! Tu non devi prendere, io ho fatto così. Un cretino. Dove vuoi attaccarmelo? Pizzetto. Che bello, che piacere che fanno. Poi tocca a te. Sì. No. Tu a me. Infatti. Sì. Come si chiamavano i miei due pesciolini rossi, i primi due animaletti domestici? Oh cazzo. Qualcuna di voi queste cose le saprà. Ditemi se siete andati peggio o meglio di Dani. E Dani ditemi se io sono andata peggio. Insomma. Diteci nei rispettivi canali se sapevate le risposte, ecco. Oh cazzo, come si chiamavano più? L'hai detto? L'ho detto. Erano trescissimi. Trescissimi. Cacca e popù. No. Qua, 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 qua. Pipì e popò. Pipì e popò, c'era andato vicino. Pipì aveva le pinne gialle e popò le pinne marroni. C'era andato vicinissimo. Sì, guarda che bastardo, prende quelli piccoli. Minchia, ne hai presi i primi. Due piccoli, tu. Dove glielo metto? No, no, sei pazza. No, 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 no. No, che poi rimane la cola per togliere un casino. Cosa attacca? C'ha l'olio? Voi dovete capire che io purtroppo la pelle unta e quindi... Ok. Vai. Allora, quante cover ha fatto su YouTube? Porca troia. Allora, hai fatto la Brasout, quella lì dei bicchieri. Che poi ci devo pensare anch'io. Quella dei bicchieri, poi hai fatto... 7. Allora. Non sai che lui... No, ci devo pensare. E se è sbagliato? Non guardate la playlist cover. No, aspetta. Tanto per il questo. Quella.
balle pieno negli occhi tuoi. No, è già sbagliato perché ne ho già contate 8. Ok, importante, ho sbagliato, quindi... Sì, ma che palle, cioè non ne azzecco uno. Ma perché tu fai tutto sui numeri? Io odio le cose coi numeri. Perché evidentemente non mi vuoi bene abbastanza da conoscere. Ma tu mi fai tutte domande sui numeri, dai. Non nell'occhio. Guarda come appiccica bene. Tocca a me. Che nome avevo dato al cane che avevo trovato nel mio portone? L'ho tenuto per poco e poi l'ho portato dal veterinario perché non potevo tenerlo, però l'ho trovato, cosa faccio, lo abbandono? No, però siccome ero una bambina stupida, appena l'ho portato a casa, ho detto lo voglio, è troppo bella, lo chiamerò così. E poi ovviamente è stato un amore così platonico, non è mai stato il mio animale, però aveva un nome. Il nome è 4 lettere. E non è pene. 4 lettere? Sì. Allora, cacca non è certo. No, non puoi andare in tutto, non la sai. Popò. Popò ne ha 4. No, era tato. Hai sbagliato. Assolutamente non lo sapevo. Non me l'hai mai detto. Te l'ho detto, ma cosa? Ne avevo parlato mille e milioni di volte del volpino che avevo trovato dentro a uno zainetto chiuso davanti al portone di casa. Ma andate a fanculo. Comunque gliela metto qua. Te la sopracciglia. Bene. Ah, è vero, tocca a me. Molto tocca bene. Tocca a te. Anno 2001. Sì. Che cosa scrivevo in quel periodo, dopo il Capodanno, sempre nel banco? Dopo il Capodanno? Sì. Cazzo, se lo ricordo. Buon anno. Cosa scrivevi? Erika, ti ricordi? In una lavagna. Perché dopo il Capodanno? Erika, perché avevo passato il Capodannissimo con Erika che mi piaceva. Io non me lo ricordo proprio. Ma sì, Erika, non facevo io altro. Questa non me la ricordo. Prendi. Ora stavo pensando ad Elsa che tagliato nel dialo diventa figa. Te lo ricordi che lo facevano tutti? Ah, è V, allora lo metto. Ma no! Qui. Che bello! Allora, sì, ma quando parlo si stacca, infatti. Si come stacca è? Quando parlo, non è che posso stare così. No. Da quello in un punto non morire. Staccami la spina. Minchia, che palle sto telefono. È in carica. Ma la carica è là? Già. Gusto di gelato preferito, due gusti del mio gelato preferito, questa l'abbiamo detta anche recentemente, bacio, si sta spegnendo. Bacio e bubblegum. Ti piaceva il bubblegum, quello della fiumara? Sto parlando attualmente. Ah, allora aspetta, bacio. Sì. E nocciola. Ma non ci credo. Ma sei pessimo, l'altra volta mi ha detto abbiamo lo stesso gusto di gelato preferito. Esatto, bacio. E violetta. È vero. Sa neanche i suoi, esatto. È vero. Capite com'è ridotto? La violetta. Cioè, prendi perché questa proprio. La non sa neanche il suo gusto. La violetta. Ti sta bene, hai preso quello lungo. Ma perché? Che è l'unica cosa di lungo che puoi prendere. Certo, non avevo dubbi, guarda. Ma perché la nocciola mi piace tanto. Ok. Allora. Vai. Sembri con la cosina di Ambra. Tengo, cosa c'è tempo? Nel frattempo stiamo aspettando l'intervista della Mauri alle Iene. Per descrivere una prof. Sì. Una prof di una delle tue materie che della quale più sei pessima, insomma. Sì. Dicevo una cosa. Pallino 1, 2, 3. Allora la spieghiamo. Eccola. Scusate, c'è la Mauri. Scusate, allora dicevamo pallino 1, 2, 3. Perché? Perché questa prof aveva le ciglia finte, quelle a tre pallini. Esatto. E ne aveva uno qua, in Calabria, uno a Reggio Emilia e uno in Congo. A volte gli cadeva davvero, uno c'era sotto. Sì, sì, sì. E la chiamavamo pallino 1, 2, 3. Esattamente. La mia domanda, in quale materia andavo peggio e in quale andavo meglio? Inglese andavi meglio, matematica andavi peggio. Bravo, questa era abbastanza facile. Questa sì.
Chi mi faceva i massaggi? I massaggi? I massaggi dicendomi girati, dai, girati. La Claudia? Ma no, la prof Minetti. Ma non sono massaggi, mi hai detto massaggi. No, io pensavo massaggi, però. Era la prof che appena qualcuno si girava gli andava lì, girati, ho detto girati, che ti sfasciava la cervicale. E visto che io ero sempre girato. Era perennemente girato. Poi quando lei era di... Ovviamente l'hanno messo dietro per non farlo girare, ma poi ero girata io e veniva da me, girati, ma voi siete sempre girati. Vabbè, comunque, pesco. Ma quante belle stelline che mi sto mettendo. Ma che bella che sei, queste stelline, almeno coprono un po', sei più bella. Caffè. Vediamo un po' dove mettertela. Qui. Non del cuore. Non sto facendo niente. Dai, ce la posso. Non è mica regola. Infatti non è proprio la vostra. Ferma. Non ce la posso. Sento il calore che arriva. Dai, ce la posso fare. Ferma. Cioè, dico, ma se non ti dà fastidio nel collo? Eh no, perché mio! Che fastidio! Vorrei capire che problemi ha! Ho dei problemi al collo, va bene, è sensibile! Poi, cosa ti ho rimproverato nella foto che avevi photoshoppato del tuo 18° compleanno? I denti, che mi ero fatto solo i miei. Cioè, c'era la foto del suo 18° compleanno, saremmo stati 20-30. Si è photoshoppato solo i suoi denti che sembravano una mattonella. Ma perché aveva l'apparecchio e l'ho tolto? Ma non ce l'avevate. Vabbè, 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 sempre fuori lo stesso. Assolutamente maleducato. Andiamo avanti. Quindi io sono al penultimo, eh. Ok, sì, anch'io, sono 10 a testa. Cosa mi successe al McDonald's mentre eravamo tutti insieme? Quale volta? Quella volta del tizio col pacco? No. E quale? Mi sono successa... è successa una cosa. Quando sei inciampato? No. E quando? Se ne hai fatte mille al McDonald's. Una volta è caduto, ha smerdato tutto. È inciampato nelle scale del McDonald's, è caduta il bicchiere di Coca-Cola. Sì, quello. Un cretino. Allora, McDonald's a due piani. Ha preso la coca, l'ha messa nel vassoio e siamo andati al piano di sotto. Siccome è un cretino, è inciampato nelle scale, ha spottagliato tutta la Coca-Cola per terra. E cosa fa una persona normale? Chiede una pezzuola e pulisce. Lui ha fatto, oh, è tutto spottagliato, bene, andiamo lì. Ha lasciato tutto spottagliato con la Coca-Cola buttata. E poi si è detto, devo comprarmi una nuova Coca-Cola. Una persona molto civile da ragazzino, quindi come si sì. Di che colore era la mia maglia nel nostro primo video insieme? Video di YouTube, intendo. Oddio, devo farmi te locale. Questa era difficile. Minchia. Aspetta un po', fammi pensare. Bonna. Viola. Come hai fatto? Era viola, no? Voglio far culo. Sei fastidioso. Vedi, direi che ho già vinto, perché almeno... Ok, vinto. Sei fastidioso. Ti faccio l'ultima. No. La mia non la volevo sentire, scusa. Tocca a me? No, tocca a me, me l'hai appena fatta. Sì, sono scema. Quale parolaccia dicevo sempre... dicevo sempre una certa parolaccia in un determinato modo. Qual era? Minchia show. No. Per sfottere in tavare. No. Dicevo catroia. È vero. Catroia, è vero. Oh, perché catroia è troppo. Ma poi con il tono com'era esatto? Catroia. Va bene, dammi lo zio. Sono andata benissimo. Non mi conosce abbastanza. No, è che tu poi hai fatto la maggior parte di domande su numeri o su cose. Ho capito, dai, non è che sei ricoglionita sui numeri, ora vieni. Sì, che sono ricoglionita. Che ore sono? Dai, non lo so, ci sono i numeri. Sono le
Fucsia verde, va bene? Per me sono 10 e mezzo, ok. Bene. No, io dall'attacco, che vuoi? Questo se è staccato te lo devi rimettere. No. Ok. Ma se ne sono staccati due. Uno era qui. Grazie, ma lo metto nella piega. E l'altro te lo metto dall'altro lato. Non me lo aspettavo. Secondo me è una zona su erogena, si eccita tantissimo quando fa così. Allora, che cosa ho risposto alla domanda che cos'è l'illuminismo durante un'interrogazione? Che cos'è l'illuminismo? Sentite le perle. Oddio, Lofina, che cos'è l'illuminismo? La Lofina rispose seriamente, non per sfottere la prof. Il periodo in cui è limitata le luci. Il periodo delle luci. Ero convinta che prima ci fossero le candele e poi avevano scoperto l'illuminazione a lampadina. Il periodo Ener, praticamente. L'intelligenza e la cultura. Bene, direi che pezzo di merda hai stravinto. Perché... Uno, due, tre, quattro, cinque. Sì, ah, cazzo, tirami anche la pelle. Aia! 6 Negli altri, sì, lì. 7 Io invece ne ho. Aspetta, uno mi era caduto. Forse adesso no. Quindi 8. No, ma non è possibile. 7. Tu ne hai 1. 2. 2. 3. 4. E basta. 4 a 7 ha vinto il pezzone. Super vinto! Punizione, ora ci mettiamo il messaggero. No, quelli dormono. No, no. Ma ci sei no. Che ti proteggo. Appunto per quello. Bene. Bene, allora questa sfida potete farla nei vostri canali. Certo. Se volete chiamandola il quiz degli amici o il quiz dei fidanzati, se la fate col fidanzato. Esatto. Il quiz degli amanti, se la fate con l'amante. E il quiz possiamo dire che l'abbiamo inventato noi? Sì. Cioè, non l'abbiamo visto da nessuna parte. Se poi magari in un altro modo si chiama lo stesso video molto simile, non è stato copiato perché c'è un'idea. No, video. No, no. Esatto. Comunque, se voi volete portare avanti la catena del quiz degli amici, fatelo. Fatelo perché è divertente. Fatelo perché è divertente. Questo molto è tutto. E ci ho spaccato un braccio. E ciao! Ciao! E dai, facci tanto. C'è la figa! È stato davvero? Che cosa? Sto cazzo. Questo è la facilità.